Buonasera a tutti, grazie per essere presenti a questa diretta Facebook. Ci siamo collegati con qualche minuto di ritardo per fare delle prove. Di fianco a me, devo fare così, anzi, di fianco, non riesco a fare di fianco giusto, c'è Isabella Riva, direttore Network, meteorologa ENAV, che Exeno. è ex ENAV, perché hai ragione, ex ENAV, e che è qui con me perché ovviamente ha pensato a lei a questa serie di tavole rotonde che è arrivata al secondo appuntamento, quindi mi sembrava giusto e anche avere il piacere di condividere questa seconda edizione con Isabella subito in presentazione. Ciao Isa, tutto bene? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Sono molto contenta che siamo riusciti anche questa volta a organizzare questa cosa. Sarà interessantissima, abbiamo dei bellissimi ospiti, sono molto contenta e buona visione a tutti. Esatto, intanto guarda, il primo commento così Luca Pecchiari ti sfrutto come cavia per condividere i commenti che vedremo su Facebook. Io prometto, mi impegno a condividere le domande perché per me è la prima esperienza di manovratore, diciamola così, di questa piattaforma StreamYard. Di solito ero come ospite, oggi farò un po' la guida. Quindi chiedo subito scusa se faccio degli strafalcioni, se faccio qualche cavolata, mi scuso subito. Quindi adesso vediamo se funziona. Perfetto. Saluto anche Gianfranco, fondatore Meto Network. Ciao Gianfranco, è un piacere averti tra di noi. Allora, la serata ovviamente non la modero io né Isabella, ma ci vogliamo trattare bene. E quindi Isabella ha invitato, ha proposto a una collega prestigiosa, a Pamela Turchiarulo, che ha accettato di buon grado. Io ringrazio. Pamela Turchiarulo, anche lei è meteorologa ed è responsabile dell'area educational e divulgazione scientifica della Fondazione Osservatorio Milano Duomo. Lei è laureata in scienze ambientali e appunto fa parte a partire dal 2005 della Fondazione Osservatorio Milano Duomo, nell'ambito del progetto di educazione ambientale Educaria, che era basato su campagne di monitoraggio della qualità dell'aria. Poi, sempre presso la fondazione, acquisisce una progressiva esperienza in ambito meteorologico previsionale, partecipa a studi meteorologici e climatologici in collaborazioni con istituzioni accademiche, organismi di ricerca nazionali ed internazionali, e oltre alle attività operative, affianca anche attività di divulgazione e comunicazione sui temi della meteorologia e del cambiamento climatico, arrivando quindi a ricoprire la sua posizione attuale in forza appunto alla Fondazione Duomo. Attualmente cura l'ideazione, lo sviluppo e lo svolgimento in prima persona di diversi progetti didattici, tra cui un progetto che io conosco, Nuvole a Motore, che ho avuto piacere anche di vedere anche in occasione del Festival della Meteorologia di Rovereto. Nuvole a Motore è appunto un'iniziativa finalizzata al rafforzamento delle conoscenze riguardo alle tematiche dell'energia, del clima e della meteorologia. Inoltre, io sto leggendo perché Pamela ha fatto tantissime cose, quindi ho appunto anch'io il mio gobbo personale. Inoltre, svolge molteplici attività di comunicazione e divulgazione scientifica anche in ambito web e televisivo. Non ultimo, in ambito televisivo, Pamela ha vissuto l'esperienza di commentatrice, della trasmissione Overland sulla Rai. Quindi, ha grossissime esperienze, quindi è nata proprio per la comunicazione. Complimenti a Pamela. Prima Pamela di presentarti, saluto Gaetano Calascibetta che ci segue sempre nelle dirette, soprattutto di Che Tempo Fa da Stoccarda, il colonnello Sergio Pisani. Ciao Sergio, il nostro segretario Luca Garbolino e anche Andrea Redigolo che ci segue da Sanremo. E ciao Veronica. Fatti i saluti a adesso arriva la Pamela che condurrà la serata. Pamela, eccoti qua. Buonasera. Ciao Pamela. Buonasera a tutti voi, grazie Marco e Isabella per questa bellissima presentazione della quale sono sinceramente molto onorata.
Voglio ringraziare Meteo Network, tutto in realtà a nome della Fondazione OMD, innanzitutto per averci coinvolto in questa iniziativa così interessante e naturalmente anche a titolo personale, in particolare nelle persone di Isabella Riva, Marco Giazzi e anche Marco Tadini per avermi voluta qui questa sera in veste di moderatrice. È un po' una serata di battesimi generali, Marco ha il suo come tecnico, diciamo io ho il mio come moderatrice perché nonostante appunto le variegate esperienze che ho fatto nel mio ambito, è la prima volta che mi trovo a fare da moderatrice ad una tavola rotonda e sono sinceramente molto onorata di farlo questa sera per voi. Detto questo, io saluto a mia volta tutti quelli che sono già connessi e si stanno connettendo in questo momento con noi. Ricordo a tutti che potrete seguire questo evento sul canale YouTube di Meteo Network e sulle pagine Facebook di Meteo Network e Fondazione MD. Ricordo inoltre che ci sarà la possibilità di interagire con noi e di porre le vostre domande ai nostri relatori. Potrete farlo sia durante le loro relazioni sia al termine della tavola rotonda tramite la chat. E da parte nostra vi promettiamo che nel limite delle possibilità di tempo cercheremo di dare spazio alla maggior parte delle vostre domande e soddisfare tutte le vostre curiosità che ci sarà possibile. Detto questo, spendo due parole introduttive su questa serata. Questo argomento di questa sera mi è molto caro e molto vicino. Questa sera, come sapete, il ciclo di tavole rotonde organizzate da Meteo Network vuole porre il focus su quelli che sono i segnali meteorologici del cambiamento climatico. Questo perché se da una parte, quando si parla di cambiamento climatico, appaiono immediatamente nitide nella nostra mente le immagini delle grandi catastrofi climatiche, dalla fusione dei ghiacci polari all'avanzata inesorabile dei deserti, alle specie che non trovano più habitat per la propria sopravvivenza, alla violenza delle tempeste tropicali. Dall'altra parte si pone però molto poco l'accento su quelli che sono anche i segnali che ci dà il tempo meteorologico, quindi quello con cui tutti noi abbiamo a che fare, non soltanto noi che facciamo questo mestiere, ma qualunque persona. Tempo meteorologico che manifesta segnali evidenti di un cambiamento in atto, anzi di un cambiamento che è già avvenuto e che prosegue con una rapidità via via crescente. Segnali che talvolta non sono così appariscenti come quelli che citavo poco fa, segnali che talvolta possono non essere immediatamente riconducibili al cambiamento climatico da parte di chi non è magari un osservatore esperto. Segnali addirittura che qualche volta possono sembrare in contrasto con gli effetti più noti del riscaldamento globale e ahimè come tali addirittura venire talvolta strumentalizzati da parte di chi ancora vuole negare l'evidenza di quello che sta accadendo. Segnali che quindi è importante imparare a conoscere e riconoscere ed è proprio questo che questa sera vogliamo fare, vogliamo tentare di approfondire insieme ai nostri ospiti, che a questo punto chiederei a Marco di portare qui in adesso diretta con noi. Allora, pronti a presentare gli ospiti? Eccoli, ecco, che uno a uno arrivano. Appaiono, eccoci qua. Benissimo, grazie. Allora io adesso li nomino in rapida successione, ma in realtà poi mi riservo di dedicare loro qualche doveroso minuto in più di presentazione prima dei rispettivi interventi. Allora avremo con noi, e sarà anche questa la scaletta degli interventi della serata, dapprima Flavio Galgati, meteorologo presso Meteo Expert. Quindi Maurizio Maugeri, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Milano. Se ci riuscirà a raggiungere per tempo, se no faremo una piccola inversione di interventi, avremo prima Renato Roberto Colucci, ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, che non è ancora qui con noi ma ci raggiungerà presto, e infine Gianni Tartari e Luciana Favaro, rispettivamente ambasciatore e ambasciatrice del Patto per il Clima Europeo. Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Buonasera, grazie. Buonasera. Grazie Pamela. Grazie per aver accettato l'invito. Saluto degli amici anche, soprattutto, quindi grazie veramente di cuore. Pamela. Grazie anche a nome mio di aver sopportato tutte le mie fastidiosissime mail e di essere qua con noi. Benissimo, allora a questo punto
Direi che potremmo anche cominciare. Io, se Marco Perfetto, mi allora, lascia. esatto. Adesso noi cominciamo e lasceremo due spiegazioni proprio per gli spettatori. Ci sarà in primo piano in video Pamela con il relatore e la presentazione. Tutti noi andremo nel backstage a seguire dietro le quinte. Quindi adesso predispongo lo schermo e lasciamo la parola giusto a Flavio Galbiati. Arriviamo con tutto. Flavio, tu hai pronta la condivisione? Vedo, perfetto. Sì, esatto. Esatto, quindi adesso ci prepariamo. Eccoci qua. Io vi saluto, adesso lascio Pamela e Benissimo, grazie Marco e buonasera Flavio. Allora, Flavio Galbiati è meteorologo di MeteoExpert, laureato in fisica all'Università di Milano, lavora presso MeteoExpert dal 1999. Ha condotto numerose rubriche meteo televisive e radiofoniche, tiene corsi di meteorologia e di cambiamento climatico nelle scuole e alla Lega Navale di Milano. Ha conseguito l'attestato di meteorologo aeronautico e osservatore nivologico per AENEVA e meteorologo certificato presso DECA. È inoltre autore di numerosi articoli divulgativi e coautore di manuali di meteorologia e tecniche di previsione. Questa sera ci presenterà un intervento di introduzione sullo stato dell'arte in materia. Quindi darei a te la parola, Flavio, e ti ricordo che hai a tua disposizione circa 15 minuti di tempo per la relazione. Chiedo il più possibile se riusciamo a stare nei tempi in modo tale da poter dare spazio poi alle domande dei nostri spettatori. Assolutamente, grazie a tutti, grazie della bella introduzione, grazie a chi ha organizzato questa stupenda, lo speriamo, ce lo auguriamo tutti, serata che sarà molto seguita dagli appassionati. Bene, io quando si tratta di raccontare qualcosa riguardo i cambiamenti climatici, riguardo quello che ci succede intorno, sapete che non mi tiro mai indietro, gli amici di Meteo Network lo sanno benissimo questo. Anzi, contento di essere qui a ribadire un po' i concetti che ci riguardano da vicino ormai, perché io che seguo questo tipo di argomenti come divulgazione, soprattutto perché non mi posso definire certo un ricercatore, da molti anni mi sono reso conto che finalmente forse si sta arrivando a conoscere un po' meglio da parte del pubblico, da parte di tutti gli utenti, qual è il grosso problema che dobbiamo affrontare riguardo il cambiamento climatico, che tocca un po' tutti gli aspetti della nostra vita, non soltanto quelli meteorologici o comunque climatici di cui parleremo quest'oggi. Perché se ci pensate, dai trasporti all'alimentazione, qualunque attività nostra è influenzata e influenza il cambiamento climatico. In particolare, oggi abbiamo pubblicato come Icona Meteo un articolo dove viene descritto addirittura l'impatto del fumo di sigarette sui cambiamenti climatici. Pensate che le 6.000 miliardi di sigarette che vengono prodotte e consumate ogni anno nel mondo hanno un impatto per quanto riguarda le emissioni di CO2 paragonabile a quello di una nazione come potrebbe essere Israele o il Perù. Quindi piccole cose che ognuno nella propria vita pensa di gestire tranquillamente, hanno però un notevole impatto. Bene, vediamo un po' che cosa sta succedendo allora al nostro clima. Parliamo anzitutto, come diceva giustamente Pamela, l'attenzione che stiamo dedicando e che dedicano i media ai cambiamenti climatici ha anche origine dai numerosi eventi estremi che ci portano nelle case immagini come questa. Pochi giorni fa, nel sud degli Stati Uniti, tra il Texas e la Louisiana, ci sono stati degli episodi alluvionali davvero di portata eccezionale. Dopo che, se vi ricordate bene, a febbraio proprio il Texas aveva vissuto un'ondata di gelo storica per quello stato, per quella parte del mondo. Questo non ci tranquillizza sicuramente. Ma se andiamo a vedere come sta comportandosi il clima in questi ultimi tempi, possiamo vedere che da questa grafica che gli ultimi anni, i 10 anni più caldi della serie storica che risale al 1880, sono tutti concentrati in questo secolo. Infatti fino
l'anno scorso avremmo inserito anche il 1998, 13 anni più caldi, il 2020 ha scalzato anche l'ultimo anno che non era appartenente a questo secolo. Quindi un sintomo, un segnale di come sta procedendo a passo spedito il cambiamento climatico, anche se nel campo del negazionismo ancora ci sono delle voci che negano non soltanto, non più direi, il cambiamento climatico, ma soprattutto la responsabilità umana riguardo questi cambiamenti. Qualcosa di attuale, questa è la situazione delle anomalie termiche della temperatura media globale del mese appena trascorso di aprile. Come vedete da questi colori, ci sono delle zone che hanno sofferto maggiormente temperature oltre la norma, lo riconoscete dal rosso carico di questi pixel. Altre zone, come per esempio l'Europa, hanno vissuto invece un mese di aprile piuttosto fresco, anzi direi eccezionalmente fresco, stile anni 90 per quanto riguarda per esempio il nostro paese, dove anche l'anomalia è risultata negativa, quindi un aprile più freddo di quanto ci si aspettava rispetto agli ultimi decenni. Magari di questo parlerà poi meglio in dettaglio Maurizio. Cosa notiamo in questa mappa di queste anomalie? Che ci sono delle zone, e lo possiamo vedere anche nella prossima, che rappresenta l'anomalia di temperatura globale dell'anno più caldo della serie storica che vi ho mostrato prima nel grafico, cioè il 2016, ci sono delle mappe, una colorazione azzurra, un'anomalia negativa che cozza un po' con quello che è tutto il resto del globo. Una spiegazione a questo tipo di situazione viene dalla fusione dei ghiacci artici e della Groenlandia, che immettono notevoli quantitativi di acqua dolce in quell'area, cambiando quella che è la caratteristica della salinità e della temperatura dell'acqua che in quella parte dell'oceano fa parte della corrente nota come corrente del Golfo, o comunque più tecnicamente AMOC, cioè Atlantic Meridional Overturning Circulation. Cosa significa questo? Che la fusione dei ghiacci in quell'area provoca un rallentamento della corrente del Golfo, con le conseguenze che a lungo termine potrebbero interessare il clima di molte parti del globo, in particolare dell'Europa centro-settentrionale, del settore occidentale. La circolazione termoline, infatti, è chiamata così perché è determinata dalle differenze di temperatura tra i vari settori degli oceani, attraverso la quale questa circolazione fluisce, e dalla salinità. Infatti, è un tipo di fenomeno molto delicato e molto importante per quanto riguarda l'evoluzione del clima. Dicevo, scioglimento della fusione dei ghiacci della Groenlandia e dell'Artico, che anche in questo mese di aprile, concludiamo così una carrellata sugli ultimi aggiornamenti che ci forniscono gli enti climatologici più importanti del nostro pianeta, prosegue questa fusione. Infatti il mese di aprile del 2021 è risultato il sesto nella serie che parte nel 1979 per quanto riguarda l'estensione del ghiaccio artico. Mentre, se torniamo un attimo a vedere le anomalie della temperatura media globale, il mese di aprile è stato comunque tra i primi 10 più caldi di tutta la serie storica. Andiamo a vedere ora l'andamento dei gas a effetto serra, perché non possiamo dimenticarci che si parla molto di ridurre le emissioni di gas serra, soprattutto di anidride carbonica CO2, ma purtroppo i fatti ci dicono che le emissioni stanno ancora viaggiando a dei quantitativi piuttosto importanti, e le concentrazioni in atmosfera stanno aumentando, come ci mostra questo grafico e come ci mostra la tabella, che rappresenta non soltanto il gas serra più conosciuto, l'anidride carbonica, la CO2, ma altri gas serra che sono il metano e il protossido di azoto.
se confrontiamo le concentrazioni in atmosfera, limitatevi anche sulle numeri, non andiamo ad analizzare più in dettaglio quello che è l'unità di misura, rispetto all'era preindustriale, che di solito viene considerata nel 1750 o comunque l'inizio del 1800, vedete che la crescita di questa concentrazione atmosfera è davvero drammatica e preoccupante. Nel 2021 abbiamo superato abbondantemente 400 parti per milione della CO2, questa soglia anche psicologica, se vogliamo, era stata raggiunta nel 2014. Il metano addirittura ha registrato un aumento di concentrazione del 170%. E il metano è un gas serra molto critico perché ha una capacità di riscaldare l'atmosfera, di trattenere il calore molto superiore all'anidride carbonica, e ultimamente la sua concentrazione sta aumentando anche aumenterà nei prossimi decenni, nel prossimo periodo, proprio anche per la liberazione di quantitativi di metano che sono intrappolati nelle aree dove il permafrost purtroppo sta sciogliendosi. Dicevo, tra le conseguenze dei cambiamenti climatici bisogna citare non soltanto la fusione dei ghiacci, non soltanto l'aumento della temperatura che possiamo sperimentare anche dal punto di vista personale nelle ondate di caldo più frequenti, ma sta influenzando anche la dinamica degli incendi, dei grossi incendi che interessano le nostre foreste, le foreste di tutto il mondo, che sono diventati minori come numero, ma più intensi e più difficili da gestire. Tra gli episodi che hanno portato all'attenzione dei cambiamenti climatici, degli effetti dei cambiamenti climatici, ci ricordiamo tutti della famosa tempesta Faia, che nell'ottobre 2018 ha provocato un danno al nostro patrimonio forestale quantificabile in 40.000 ettari di foresta circa, che è stata abbattuta con venti di un'intensità mai vista in quelle aree, dovuta soprattutto all'intensità di questa tempesta anche al calore che si è racchiuso col passare del tempo nel mar Mediterraneo. Infatti il Mediterraneo e quindi anche l'Italia sono degli hotspot, dei punti critici per quanto riguarda le conseguenze dei cambiamenti climatici. Ma allora, questi eventi meteo estremi davvero dipendono dal cambiamento climatico, dal global warming? Beh, l'IPCC, come vedete in questo testo che vi sto proponendo, afferma che i cambiamenti climatici e quindi l'influenza dell'uomo, che è il maggiore responsabile del global warming, sono molto probabilmente un contributo notevole nell'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi di temperatura, quindi picchi di temperatura giornaliera più alti e ondate di calore più intense e più prolungate. Ma cosa significa questo? Ho preparato uno schema per capire come funziona questo aumento della temperatura e degli episodi di caldo estremo in base alla modifica che sta subendo il nostro clima. Come vedete in questa distribuzione, se volete, gaussiana della temperatura originale indicata con il previous climate, il clima del passato com'era, la temperatura aveva già ovviamente degli estremi. Le code di questa distribuzione, di questa campana, stanno a indicare le temperature da un lato, quelle davvero molto fredde, e nel lato colorato in rosso, quelle più calde. Lo spostamento della media della temperatura, quindi il fatto che la temperatura media stia aumentando, porta naturalmente a un aumento di quelli che sono gli episodi di caldo che prima definivamo estremi, che diventano più frequenti, quasi normali. In più compaiono anche dei record nuovi di temperatura che sono rappresentati nel grafico dall'ultima parte, quella più rossa della nostra distribuzione. Infatti non è un caso che stiamo anche nella pianura padana sperimentando le temperature che non si erano viste nei decenni precedenti. Se oltre al spostamento della media abbiamo una
cambiamento della variabilità, della varianza, quindi di come è distribuita questa, questi, di come sono distribuiti questi valori di temperatura, e sto un po' abbreviando un po' la, la spiegazione, e aggiungiamo un aumento della variabilità, caratteristica anche questa dei cambiamenti climatici, con lo spostamento verso valori più elevati della media della temperatura, otteniamo ancora una maggiore area, quindi una maggiore probabilità di eventi di temperature molto elevate, quelle che, come dicevo all'inizio, la distribuzione passata della temperatura consideravamo dei valori eccezionali, e la comparsa sempre di più di nuovi record. Cosa ci deve far capire questo? Che un aumento di temperatura, che magari sentiamo nelle conferenze, nei dati che ci vengono proposti, di un grado e virgola cinque, può dare luogo però in alcune parti del pianeta, comunque in alcune situazioni, a dei picchi di temperatura massima che portano valori davvero di disagio per la salute, o comunque valori che sono ben oltre quello che è la nostra abitudine, la nostra sopportazione. Non soltanto sulla temperatura agiscono naturalmente gli effetti del cambiamento climatico, ma anche sulle precipitazioni. Qui ho una serie di studi, questo è stato compiuto dall'Università di Bologna in collaborazione con un'università canadese, dove si mostra chiaramente come gli episodi di precipitazioni estreme, di piogge intense, quelle che poi provocano quelle frane, quegli allagamenti, quegli episodi critici che vediamo sempre più frequentemente anche nei notiziari, bene, sono stati effettivamente addossati come responsabilità al cambiamento climatico. Quindi questo studio ci conferma che non è una sensazione, le piogge si stanno diventando in molte parti del mondo, come vediamo dalla grafica, dalla mappa, nella parte inferiore, nella parte bassa, vedete, stanno diventando molto più intense. Magari piove meno, ma quando piove le precipitazioni sono più intense e provocano dei disagi notevoli. Il cambiamento climatico però non si ferma qui come effetti, perché alternati a questi episodi di precipitazioni davvero intense con episodi alluvionali, spesso ci sono dei lunghi periodi di siccità. La siccità che ha colpito, per esempio, tra il 98 e il 2012 il Mediterraneo orientale, provocando anche grossi problemi all'agricoltura, alla pastorizia, alle attività che sostengono molte popolazioni, in particolare del Medio Oriente, è stato valutato dagli esperti della NASA come la siccità più prolungata e più intensa che abbia colpito quell'area negli ultimi 9 secoli. Questo naturalmente studiando dei dati proxy, come possono essere quelli degli anelli degli alberi, dello sviluppo degli anelli degli alberi, o altri dati storici. Non soltanto nel Mediterraneo, anche nel Nord Europa, come vedete, episodi di grossi episodi alluvionali che hanno provocato notevoli danni anche economici alla Gran Bretagna sono stati additati come responsabilità anche al cambiamento climatico, che contribuisce dal punto di vista termodinamico scaldando l'atmosfera e quindi permettendo all'atmosfera di contenere più vapore acqueo, ma anche modificando la circolazione atmosferica e in questo caso, in questa situazione, favorendo la formazione di depressioni, quindi più perturbazioni verso questo, verso le isole britanniche. Temo di aver finito il tempo a mia disposizione. Sì, grazie Flavio, ti avrei interrotto a breve, ti avrei sollecitato. Infatti, ho colto questa tua... Te l'ho trasmessa anche senza parlare. Grazie Flavio. Grazie mille Flavio per questa interessante introduzione, che tra l'altro ha toccato un sacco di aspetti del cambiamento climatico e di tante anche questioni che non sono sempre così chiare riguardo al cambiamento climatico. In particolare
Ad esempio il fatto che un aumento anche che può sembrare a chi magari non se ne intende, un aumento di temperatura che può essere sembrare molto piccolino, può portare delle conseguenze, sta portando già delle conseguenze molto grandi. Questa è una tipica, diciamo, questione che fin dai bambini, insomma, quando vado nelle scuole viene fuori, insomma, per così poco possibile, assolutamente sì. E anche, insomma, il punto sullo spostamento, ecco, anche per quanto riguarda le precipitazioni, sullo spostamento delle aree di distribuzione e sulla frequenza degli eventi più importanti di precipitazione. Quindi ringrazio Flavio nuovamente per questa introduzione. Ecco, Pamela, c'è arrivato un commento durante la diretta, la presentazione di Flavio, di Gaetano Calascivetta, che, se non ricordo male, scrive da Stoccarda, dovrei avere abbastanza memoria, che ha fatto un commento, ha scritto un commento più che altro dicendo che l'Artico soffre di più, quindi come la vedete? Beh, sicuramente una cosa da sottolineare è che la distribuzione delle anomalie dell'aumento della temperatura, come abbiamo visto anche nella mappa che ha mostrato, non è uniforme, omogenea in tutto il globo. Ci sono delle aree, come per esempio l'Artico, che stanno maggiormente subendo questo riscaldamento, anche fino al doppio di quello che è l'aumento della temperatura media globale. Perché questo? Ci sono dei fenomeni chiamati di feedback o comunque di retroazione, quindi un feedback positivo è quello, per esempio, che riguarda proprio l'Artico. Il riscaldamento porta alla fusione dei ghiacci artici, questo cambia la capacità di riflettere la radiazione solare da parte di ampie superfici, perché cambia l'albedo, ovviamente. Se il ghiaccio viene sostituito dalla superficie marina, oppure per esempio per quanto riguarda la Groenlandia o i nostri ghiacciai alpini, addirittura dal suolo, dalla roccia, viene assorbito una maggiore quantità di calore quando la radiazione solare raggiunge il suolo, e questo amplifica ulteriormente il riscaldamento locale. Quindi effettivamente sì, l'Artico sta soffrendo davvero più di altre zone del pianeta questo riscaldamento. Benissimo. Allora, Pamela, ti do una notizia. Ci ha raggiunto anche l'altro ospite. Non so se tu preferisci introdurlo adesso e se l'ospite è pronto. Quindi non... vediamo se Renato Roberto mi fa un cenno con la mano. Tanto io lo vedo, lui nel video. Sì, mi fa ok. Cosa dici, Pamela? Lo introduciamo? Introduciamolo. Allora, intanto, grazie Flavio. Se poi ci saranno altre domande, vedrai che ti tireremo ancora in ballo. Ottimo. Assolutamente, a disposizione. Grazie a voi. Puoi leggere tanti ringraziamenti da parte del pubblico che ha gradito parecchio. In realtà è arrivata una domanda adesso un po' in estremis. Eccolo qua, sì, brava, ottimo. Allora chiedo all'ospite di aspettare, ecco la domanda. La domanda è da parte di Andrea Redigolo. Potrebbe essere anche la maggiore urbanizzazione dell'emisfero nord? Beh, la maggiore urbanizzazione influisce senz'altro su quello che è il clima locale, perché poi le emissioni vengono, le emissioni di gas serra vengono distribuite, diciamo, si distribuiscono nell'atmosfera, nella troposfera. Ma la differenza più importante tra l'emisfero settentrionale e quello meridionale è la maggior presenza di terre emerse, che condiziona in maniera importante, in maniera notevole, la risposta al riscaldamento globale. Quindi l'oceano, come sappiamo, ha un'inerzia maggiore, ha la capacità di assorbire molto calore. Gli oceani sono prevalenti come superficie percentualmente nell'emisfero meridionale. In quella settentrionale abbiamo maggiore prevalenza invece di terre emerse continentali. E c'è... Benissimo. Prego, appunto stavo appunto dicendo che è arrivata anche la domanda di Giuseppe Tirillo, che chiede se la diminuzione dei periodi di ritorno influenza la probabilità di superamento degli episodi estremi, pone dei problemi e di quale portata sui modelli di previsione. Ce lo chiede il geologo Giuseppe Pirillo. Beh, il discorso del
degli episodi estremi è molto vasto. I modelli di previsione, per quanto riguarda la previsione meteorologica, hanno un ambito che non viene, come dire, influenzato direttamente, se vogliamo, da quello che è la probabilità di questi eventi, perché è un discorso un po' complesso. Avete capito che mi sono trovato un pochino in difficoltà a rispondere alla domanda, perché in effetti è più di una domanda questa, perché gli episodi estremi a scala locale, come possono essere anche gli episodi temporaleschi che hanno una maggiore intensità per la maggiore energia a disposizione da parte dell'atmosfera, hanno una caratteristica che viene interpretata, se vogliamo, al momento anche dal meteorologo con la sua esperienza e con quello che il modello matematico a scala locale può offrire. Benissimo. Non ho altre purtroppo al momento indicazioni. L'altra domanda magari la teniamo per la fine di Roberto. Esatto. Quindi, perché sennò facciamo aspettare troppo l'altro relatore, l'altro ospite, quindi grazie Flavio, torni in opaco, torni backstage e così io posso introdurre l'altro ospite. Ecco, adesso leviamo anche sotto pancia, così... Eccoci qua, eccoci! Oh, buonasera Renato. Renato Roberto Colucci, che è ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR. Ovviamente spenderò poi, prima dell'intervento, qualche parola in più come per gli altri relatori, però insomma ci tenevo e ci tenevamo comunque a presentarti, perché nella presentazione nel saluto iniziale non c'eri ancora e ti abbiamo nominato, ma adesso ti vediamo anche, quindi grazie. Ben arrivato e ci rivediamo al termine dell'intervento successivo. Esatto, grazie Roberto di essere arrivato, so che tu hai avuto tanti impegni, ti ringrazio per lo sforzo che ci hai messo veramente, ti ringrazio tanto. Allora Roberto, a dopo. Pamela, chi introduciamo adesso? Introduciamo Maurizio Maugeri. Sì, eccolo qua. Buonasera Maurizio. Buonasera, benvenuto anche a te. Maurizio Maugeri è professore ordinario all'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali. Insegna fisica dell'atmosfera al Laboratorio di Climatologia e di Fisica dell'Atmosfera. Le sue ricerche riguardano prevalentemente la ricostruzione dell'evoluzione del clima italiano degli ultimi 200-250 anni e lo studio del clima attuale di quest'area. È autore di circa 300 pubblicazioni, oltre 100 delle quali pubblicate su riviste scientifiche internazionali. Questa sera Maurizio Maugeri ci presenterà un intervento dal titolo Il clima italiano degli ultimi 100 anni, variabilità e cambiamento. Darei quindi la parola a te Maurizio per la presentazione. Condividere il video. Perché ho stop screen share e non mi dà share screen, allora ho qualche problema con il share dello screen, perché mi dà stop screen e video file. Vediamo un attimo cos'è successo, provo a stoppare. Allora non parte più lo share screen, forse può aiutarci Marco. Adesso tu hai fatto prima la prova, ecco adesso funziona, share screen. Vediamo se la vedo. Disattiva notifiche, scegli finestra o schermo, allora faccio ok, consenti, scegli finestra e schermo e vado direttamente a condividere il PowerPoint. Vediamo se così si vede. Lo vedo in background, eccoti, perfetto. Lo metto in modalità di visualizzazione a schermo intero, vediamo eccoci se parte. Qua. Perfetto. No, perché ce l'ho. Va bene così o anche se non è a schermo intero? Noi vediamo bene. Voi vedete bene. Come va bene, questa è la cosa importante. Bene. Allora, in realtà vi parlerò del clima italiano degli ultimi 200 anni, variabilità e cambiamento. Quindi aumentiamo l'orizzonte temporale.
E questo lo possiamo fare grazie a un vanto che è proprio un vanto specifico del nostro paese, cioè quello di aver avuto un ruolo del tutto particolare nello sviluppo della meteorologia. L'Italia è il paese nel quale sono stati scoperti, inventati gli strumenti meteorologici fondamentali. Già nel 600 in Italia viene scoperto il barometro, viene scoperto il termometro, viene utilizzato l'igrometro e altri strumenti meteorologici ancora. E questo dà luogo alla prima rete di osservatori meteorologici che funziona secondo i dettami della meteorologia moderna, la rete del cimento sviluppata nell'ambito della rete Medicea, diciamo anche detta, sviluppata nell'ambito dell'Accademia del Cimento, accademia nella quale lavoravano diciamo così i discepoli del grande Galileo. E naturalmente grazie a questo ruolo del tutto particolare che il nostro paese ha nello sviluppo storico della meteorologia, siamo riusciti a accumulare negli ultimi secoli un patrimonio di dati meteorologici di eccezionale lavoro, di eccezionale valore. Questo patrimonio è già stato in buona parte recuperato, ma molto resta ancora da fare, perché molti dati sono ancora presenti solo su archivi cartacei. Molti enti, molti anche appassionati, stanno procedendo a recuperare questi dati. Abbiamo per esempio attivo in questo momento un grande progetto con gli amici di Meteo Network. Questo grande progetto si chiama Redata, e quando questo progetto sarà concluso, l'intera serie del bollettino meteorico dell'Ufficio Centrale di Meteorologia sarà disponibile sotto forma di scansioni. Questo bollettino consiste in una e di fatto in un'analisi della situazione meteorologica di ogni giorno e in una rudimentale previsione che veniva formulata ogni mattina. Questo bollettino appunto quotidiano è una miniera di dati di eccezionale valore. Quindi l'opera di recupero degli antichi dati meteorologici italiani sta continuando e i nostri archivi vanno arricchendosi di dati in modo sempre più forte. Grazie a questi dati si possono avere delle importanti informazioni sul clima del passato. Naturalmente la strada da percorrere per passare dai dati recuperati dagli archivi di dati meteorologici alla disponibilità di serie pronte per la ricerca scientifica non è affatto facile, perché è innanzitutto necessario verificare con attenzione l'omogeneità delle serie. Tenete presente che queste serie sono state raccolte su lunghi periodi temporali con strumenti che si sono evoluti nel tempo, con tecniche osservative che sono anche molto cambiate, con ambienti che si sono modificati profondamente intorno agli osservatori meteorologici, per cui se non si tiene conto di tutti questi fattori, ciò che emerge dall'analisi dei dati non è la storia del clima, ma solo la storia delle osservazioni. E poi, quando anche abbiamo corretto le serie, ci troviamo di solito ad avere a che fare con dati che coprono in modo disomogeneo il territorio, con serie di lunghezza diverse, con la presenza di numerose lacune nei dati e con il bisogno di passare da un'informazione puntuale o di un'informazione più areale, che ci dia un'informazione relativa ad un'ampia area spaziale, come per esempio tutto il territorio italiano. E questi passaggi comportano una serie di aspetti non banali che rendono questa tematica complessa proprio anche da un punto di vista delle procedure con le quali bisogna trattare i dati. Ma se si riesce a fare tutto per il meglio, si riescono ad avere delle serie che danno un'informazione di sintesi e che sono molto, molto, molto affidabili. Uno dei passaggi che si deve fare per andare a mediare tante serie di una vasta area territoriale
per produrre un'informazione di sintesi come quella relativa all'intero territorio nazionale è quello di trasformare tutti i dati in anomalie rispetto a quello che si ha in un certo periodo di riferimento. In questo grafico vediamo appunto rappresentate le temperature medie annuali del territorio italiano dall'inizio dell'Ottocento fino a un mese fa, diciamo, quindi fino alla fine dell'aprile del 2021. Quindi ogni barra di questo istogramma ci dice quanto la temperatura media sull'Italia di un certo anno è stata diversa dalla temperatura media del trentennio 1981-2010 che prendiamo come periodo di riferimento. Vediamo quindi in modo inequivocabile il forte riscaldamento che il forte riscaldamento che abbiamo avuto sul territorio italiano, che ha portato ad un aumento della temperatura dall'inizio dell'Ottocento ad oggi pari a circa 3 gradi. 3 gradi sono un numero elevatissimo. Se pensiamo oggi, così per dare un'idea di cosa possono essere 3 gradi, possiamo pensare che oggi 3 gradi è la differenza tra la temperatura media normale annuale di Milano e quella di Roma. Ancora, muovendoci lungo la verticale, 3 gradi corrispondono circa a una differenza altitudinale di 500 metri. Quindi è come se oggi a 2000 metri avessimo la temperatura che si aveva 220 anni fa, quindi circa all'inizio dell'Ottocento, a 1500 metri, quindi uno spostamento altitudinale del clima di grande importanza, 500 metri appunto. Vediamo anche che il riscaldamento che si è avuto in questi ultimi 220 anni non è lineare, ma subisce questo riscaldamento una forte accelerazione negli ultimi 40 anni e in particolar modo dagli inizi degli anni 80 del secolo scorso ad oggi. Vedete che la temperatura è aumentata di circa 1,5 gradi. Quindi una parte consistente di questo riscaldamento è avvenuta negli ultimi 40 anni. Possiamo anche vedere la forbice fra l'anno più freddo, il 1816, nota anche come anno senza estate, e il 2016, l'anno più caldo dell'intera serie, e la forbice è di oltre 4 gradi. E fortunatamente per le precipitazioni i cambiamenti sono più ridotti. Anche in questo caso i cambiamenti sono misurati in termini di anomalie. Le anomalie non vengono però espresse in termini additivi, ma in termini moltiplicativi. Quindi per le precipitazioni si vede quanto ogni anno è mediamente più piovoso o meno piovoso in termini di rapporti rispetto a quelle che sono sempre le medie del periodo trentennale che scegliamo come riferimento, che è il 1981-2010. Vediamo sì un decremento delle precipitazioni, ma questo decremento è molto lieve, diventa statisticamente significativo solo se prendiamo in considerazione l'intera finestra che va dall'inizio dell'Ottocento fino ad oggi, limitandoci invece ad un periodo più recente di un centinaio d'anni, il trend negativo non è più statisticamente significativo. Accanto a questi segnali che riguardano le variabili meteorologiche principali, le più studiate, come la temperatura e le precipitazioni, è molto interessante anche andare a vedere cosa è successo ad altre variabili meteorologiche, e anche altre variabili meteorologiche presentano degli andamenti molto interessanti negli ultimi anni, in particolar modo tutta una serie di variabili legate alla trasparenza atmosferica hanno mostrato una spiccata tendenza negli ultimi 70 anni. Per queste variabili non è possibile avere serie secolari perché non sono osservate su un periodo così lungo. Dicevo, molte di queste variabili che misurano il grado di trasparenza dell'atmosfera hanno mostrato una tendenza della nostra atmosfera a diventare meno trasparente nel periodo
nei decenni, diciamo, che vanno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni Ottanta, prima non abbiamo dati, per poi vedere invece una forte ripresa della trasparenza atmosferica. Qui in particolare vediamo una serie che rappresenta la visibilità in atmosfera. La visibilità è una variabile meteorologica osservata in tutti gli aeroporti, una variabile molto importante per il traffico aereo. E qui rappresentiamo con la curva nera e con la curva rossa la frazione di giorni nei quali nelle aree di bassa quota del nord Italia e nelle stesse aree per il sud Italia si vedono almeno 10 chilometri o almeno 20 chilometri, il nostro occhio riesce a vedere a queste distanze. Quindi si vede che la trasparenza atmosferica è da prima diminuita sia al nord che al sud Italia, per poi aumentare in modo molto spiccato. Per esempio, se ci concentriamo sulla frazione di giorni nei quali si vede un oggetto ad almeno 20 chilometri di distanza, questo nel nord Italia, pianura, accadeva in circa il 20% dei casi all'inizio degli anni Ottanta, oggi questo accade in più del 50% dei casi. Non è solo la visibilità che ha questo andamento, la radiazione solare mostra un andamento coerente, l'eliofania mostra un andamento coerente ed è un quadro che emerge in modo molto chiaro dall'analisi di queste variabili meteorologiche. Naturalmente i vari andamenti sono tra di loro correlati ed è chiaro che l'andamento a lungo termine della temperatura sul territorio italiano è sicuramente influenzato, vedete, anche dal comportamento della trasparenza atmosferica che da prima si riduce e quindi porta ad una maggior difficoltà della radiazione solare di giungere al suolo e poi invece aumenta e quindi permette un più agevole riscaldamento del suolo e determina un'accelerazione dell'aumento della temperatura. Quindi a questo andamento a lungo termine, che è sicuramente dovuto ai composti climalteranti, si somma molto probabilmente sui decenni più recenti un andamento che interessa un periodo temporale più breve e che invece è dovuto agli inquinanti, a quegli inquinanti più tradizionali che affliggono le nostre città, soprattutto nel periodo invernale. Quindi per esempio gli aerosoli che si aggiungono ai composti climalteranti nell'andare a lasciare una traccia delle emissioni antropiche sul clima del nostro pianeta. Naturalmente, accanto a quello che è il segnale di lungo termine sulle temperature medie, sulle precipitazioni e sulle altre variabili meteorologiche, è anche molto importante andare a vedere come cambiano gli estremi. Li abbiamo già nominati. Tutta la teoria, l'equazione di Clausius-Clapeyron ci porta a credere che un aumento della temperatura ci possa portare a precipitazioni più intense, quindi ad episodi alluvionali più frequenti. E anche dalla letteratura scientifica in varie aree del pianeta questo dato emerge. Con il mio gruppo di ricerca abbiamo provato a studiare questo fenomeno in varie aree del nostro paese, ci siamo concentrati in particolare su zone particolarmente critiche dal punto di vista degli eventi precipitativi di forte intensità. Abbiamo pubblicato un lavoro sulla Liguria, abbiamo pubblicato un lavoro sulla Sicilia, recentemente abbiamo pubblicato un lavoro sul bacino dell'Adda. Ebbene, in nessuno di questi lavori abbiamo visto un chiaro incremento delle piogge intense, delle piogge di forte intensità sul territorio italiano negli ultimi 70, 80, 100 anni, a seconda dell'area che abbiamo studiato. Questo non significa necessariamente che questo incremento non ci sia, semplicemente non emerge dal rumore statistico. Io me lo sarei aspettato, ma
come ricercatore onesto, appunto, a noi tocca riportare quello che dicono i dati, e nei dati ad oggi questo segnale non emerge chiaramente. Anche confrontandomi con la letteratura di tanti altri lavori sul territorio italiano, devo dire che qualcosa si vede, ma quando un segnale si vede solo su una certa finestra, solo in certe aree territoriali, solo facendo le analisi in un certo modo, questo segnale rimane dal punto di vista statistico tutto sommato poco convincente. Quindi sicuramente questo è un aspetto che andrà indagato di più. Come vi dicevo e come diceva Flavio, la teoria ci porterebbe a credere che ci debba essere un aumento degli episodi precipitativi di forte intensità, però anche è vero che il sistema climatico è un sistema di grande complessità, dove ad un ciclo del vapore più intenso si possono sovrapporre delle variabilità nella circolazione atmosferica, e il bilancio finale di tutti questi fattori può andare in un senso o nell'altro, e non è facilissimo prevedere a priori cosa debba succedere. Naturalmente, se dagli estremi pluviometrici ci spostiamo agli estremi termometrici, la situazione cambia drasticamente. In questo caso i dati mettono in evidenza molto molto chiaramente una maggiore incidenza degli estremi, con le medie crescono in modo coerente gli estremi, e quindi c'è sicuramente un grande allarme già presente, ma ancora più pericoloso per i prossimi anni, per i prossimi decenni, legato alle onde di calore che soprattutto dove già le temperature producono localmente, diciamo, i loro massimi, come per esempio sui grandi agglomerati urbani, sta portando e porterà sempre di più nel futuro anche un pericolo diretto per la salute degli individui, e questo è sicuramente un aspetto che va monitorato con grande attenzione e che va anche gestito, quindi con una politica e con una politica di gestione degli ambienti urbani che faccia di tutto perché questo tipo di insidia possa essere ridotto nel modo più efficace possibile. Io mi fermerei qui. Sì, così ti ringrazio Maurizio, ti ringrazio. Esplorare, ecco, vero. Allora, adesso però devo riuscire anche a ritornare a togliere la condivisione dello schermo. Fatto, grazie. Sì, grazie. Grazie mille Maurizio di questa interessantissima relazione, anche la tua. Allora, abbiamo una domanda abbastanza articolata, almeno dall'apparenza. Ecco, sì, Dario Secchi. Che ci dici? Saluto tra l'altro di Sardegna Meteo Live, giusto Dario? Saluto anche Marco Rabito di Meteo in Veneto. Ne approfitto tra questi intervalli di fare qualche saluto. E saluto anche Gaetano Genovese. Gaetano, io e Pamela stasera ti rubiamo un po' il ruolo. Dicci come stiamo andando. Io sono agitatissimo. Pamela, a te la parola. Grazie. Allora, dicevamo che c'è una domanda appunto da Dario Secchi per Maurizio. Allora, come avete trattato il fattore sovrastima degli schermi solari attuali rispetto alle capannine tradizionali e le sottostime dei pluviometri elettronici rispetto ai pluviografi tradizionali? Nell'ultimo ventennio gran parte della strumentazione è stata sostituita. Sì, qui ha toccato un punto molto delicato. Chiaramente, presentando così un po' in una chiacchierata breve, abbiamo sorvolato su tutto, ma questo è gran parte del lavoro di ricerca, una parte importantissima del lavoro di ricerca che c'è dietro alla produzione di questi risultati, va nell'affrontare problemi come quelli che ha sollevato Dario. Cioè, c'è un lavoro di omogeneizzazione fortissimo dietro a queste ricerche. Nei tempi più antichi avevamo cambiamenti di metodi di osservazione, cambiamenti delle quote, degli strumenti, però uno pensa che nel periodo più recente questi problemi siano meno importanti. Invece anche nel periodo più recente, proprio per la transizione dalla strumentazione meccanica alla strumentazione elettronica, ci possono essere dei problemi di omogeneità dei risultati estremamente importanti.
Quindi è solo col confronto sistematico tra coppie di stazioni, quindi prendendo un dataset molto grande, bisogna confrontare ogni serie con ogni altra serie, e questo mutuo confronto tra le serie permette di individuare il momento in cui ognuna di esse ha una discontinuità, e quindi va fatto a tappeto, va fatto sistematicamente. È un lavoro che prosciuga i ricercatori, perché va fatta anche molto manualmente, c'è dietro tantissimo tempo, ma è l'unico modo per venirne a capo. Se non si fa quello che dice Dario, con questi dati si danno veramente i numeri e può venire fuori di tutto e di più. Quindi questo è davvero un passaggio che è fondamentale, quello che dà la qualità dei risultati, questa attenta analisi di tutti questi fattori, alcuni dei quali Dario ha sottolineato nella sua domanda. Bene. Benissimo, grazie Maurizio. Allora, io vedo un'altra domanda, magari la lasciamo anche questa in coda alla fine, così diamo un attimo spazio. Siamo piuttosto bravi, ma stiamo andando un filo lunghini, quindi esatto. Magari allora, la facciamo alla fine, per Julius Sebastian Latzknecht, spero di aver pronunciato giusto questa domanda. Maurizio, ricordiamoci alla fine, quando parlavi di innalzamento delle fasce climatiche altitudinali. Va bene. Ok, Pamela, a chi? Benissimo, passiamo adesso, torniamo da Renato Roberto Colucci, questa volta per dargli lo spazio doveroso. Eccoti qua, Renato. Renato, eccoci qua, bentornato. Nuovamente, allora, Renato Roberto Colucci è ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, ha conseguito un master in geologia e un dottorato di ricerca in scienze ambientali, durante il quale ha affinato le sue competenze presso lo University Center in Svalbard. Lavora al CNR dal 2001 e attualmente è anche professore a contratto di glaciologia all'Università degli Studi di Trieste. Geomorfologo di aree glaciali e periglaciali, la sua ricerca è rivolta allo studio delle interazioni tra la criosfera e il clima, dalla fine dell'ultimo massimo glaciale all'Olocene. Ha preso parte a diverse spedizioni scientifiche in Antartide, in Pakistan, Karakorum e nelle Ande cilene. È il rappresentante italiano dell'International Permafrost Association e presidente della Società Meteorologica Alpino-Adriatica. Stasera Renato ci parlerà del caso strano delle Alpi Giulie, dove la criosfera è più resiliente. Ti cedo dunque la parola e ci risentiamo. Grazie, spero che mi sentiate bene, è sempre un'incognita. Ti sentiamo bene? Devi solo condividere lo schermo. Adesso condivido lo schermo. Eccoci qua. Tutto giusto, sì. Perfetto, sì. Bene, allora, buonasera a tutti. Intanto grazie dell'invito. Io oggi vi porto in un angolo alpino forse poco conosciuto in realtà, meno famoso rispetto alle grandi vette delle Alpi occidentali o magari alle Dolomiti con la Marmolada e via dicendo. Vi porto nelle Alpi Giulie, massicci calcarei al confine con la Slovenia e che poi si estendono anche verso la Carinzia con la catena carnica, ed in particolare vi porto nel complesso del Monte Canin, che vediamo in questo breve filmato. Monte Canin, che era famoso per ospitare il ghiacciaio più a bassa quota delle Alpi italiane. Andiamo a vedere dove sono queste Alpi Giulie. Come vedete, le Alpi Giulie in realtà si estendono soprattutto in territorio sloveno, per una copertura totale di poco più di 1800 km². La vetta più alta non è in Italia, ma è in Slovenia, il Monte Triglav o Monte Tricorno in italiano, con 2864 metri. Quindi non sono vette particolarmente alte, non ci sono picchi al di sopra dei 3000 metri di quota.
L'osservazione meteorologica in alta quota, come tutti sappiamo, è abbastanza carente a livello mondiale ed a livello alpino. Nelle Alpi Giulie troviamo una stazione meteorologica a 2203 metri, che peraltro è gestita proprio dalla Società Meteorologica Alpina Adriatica assieme al Parco Naturale delle Prealpi Giulie, ma poi soprattutto, vedete già qui a sinistra dall'immagine di prima, il palo della stazione meteo completamente coperto dalle ingenti nevicate che avvengono in queste zone, e poi abbiamo il famoso osservatorio della Kredarica in Slovenia, appunto alle pendici del Monte Triglav, che se vedete il mouse mio è questa cima qui, e qui è una stazione, questa è una stazione meteorologica ancora oggi gestita in maniera automatica ma anche manuale. Ci sono gli osservatori che se ne stanno per 365 giorni all'anno con turni di circa 2 settimane, e anche d'inverno fanno il cambio con l'elicottero. Dicevo, le Alpi Giulie sono queste, e sono famose per essere la zona alpina con il più alto quantitativo di precipitazioni. Questo è estratto dalla mappa di un famoso lavoro di Isotta et al, pubblicato sull'International Journal of Climatology, che mostra proprio questo plume di intense precipitazioni sviluppato da ovest verso est tra Alpi Giulie e Prealpi Giulie. Perché avviene questo? Per vari motivi, per quello che avviene nella bassa troposfera con i venti di scirocco, che carichi umidità vanno a sbattere soprattutto nelle fasi prefrontali contro il rilievo alpino, e per sollevamento orografico producono precipitazioni, e poi chiaramente per quanto avviene nella media troposfera con i flussi occidentali. Tutto va a finire in una zona di convergenza che vedremo fra poco, che è anche responsabile di apportare durante l'inverno ingenti quantitativi nevosi. Parliamo di oltre 7 metri di neve cumulata a 1800 metri di quota. Ecco qui la mappa generale delle Alpi, con appunto i due imbuti orografici, in particolare quello delle Alpi nord-orientali, con le precipitazioni particolarmente intense. E qui poi la catena a nord delle Alpi, che usufruisce dei flussi nord-occidentali, a loro volta per sbarramento orografico, concentrano le precipitazioni sulla fascia alpina settentrionale. Per quanto riguarda le temperature, un lavoro recente ha ricostruito una serie omogenea, prendendo altre stazioni nei pressi ad alta quota, una in Carinzia e appunto quella del Triglav, oltre 150 anni di, anzi 170 in realtà, di temperature medie mensili e quindi annuali. Qui vediamo l'aumento 1,6 gradi in 100 anni, ma 1,3 gradi solamente negli ultimi 30 anni, tutto riferito ai 2200 metri di quota. Come vediamo, l'ultimo pallino con temperatura media sotto lo zero, che è questo qui, risale al 1984, quindi da quella volta in poi non si sono più registrate temperature medie sotto lo zero annue. Storicamente erano noti e sono noti 7 piccoli ghiacciai, piccoli anche quando erano grandi. In realtà negli ultimi anni ho lavorato molto sulle Alpi Giulie e ho innalzato l'asticella, nel senso che le forme minori non erano mai state prese in considerazione. Quindi in realtà i corpi glaciali delle Alpi Giulie erano e barra sono 23. Hanno tutti delle caratteristiche simili. Qui vediamo ad esempio una foto aerea da elicottero del ghiacciaio orientale del Canin, stato attuale, le morene dell'espansione del 1920 e la massima espansione della piccola età glaciale. Al di qua il ghiacciaio durante l'Olocene non è più sceso. Tutti i piccoli corpi glaciali hanno caratteristiche di questo tipo. Qui vedete una persona come scala su questa morena frontale, che in realtà sono due, una addossata all'altra. Sono ghiacciai alimentati molto anche dalle valanghe, dall'azione eolica, quindi i fattori topoclimatici sono molto importanti nella loro sopravvivenza. Questa che vedete è la carta della piccola età glaciale, quindi della reale
dei ghiacciai, di tutti i piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie, questo qui in basso a destra è il Triglav, questo in alto a sinistra l'occidentale del Montasio, questi i ghiacciai del Canin, che erano i maggiori. Nel corso degli ultimi 150 anni, o almeno dal picco della piccola età glaciale, riduzione in area dell'83%, in volume del 96%. Quindi ad oggi rimane solamente il 4% del ghiaccio che i nostri bisnonni avevano eventualmente visto. Questo è l'aspetto del Monte Triglav negli anni 50, anzi del ghiacciaio del Triglav negli anni 50, in questa immagine diffusa che sparisce la figura attuale. Questi ghiacciai del Canin alla fine dell'Ottocento, questa invece è l'aspetto che hanno ora, foto fatta dal medesimo punto la scorsa estate. Qui vediamo un particolare del ghiacciaio occidentale del Canin, una ricostruzione fotografica tridimensionalizzata dalle foto aeree, ecco quello che rimane oggi. Si vede molto bene la trimline, cioè la differenza di colore tra la roccia ossidata più sopra, dove il ghiacciaio durante l'Olocene non si è spinto, e invece tutta la parte più chiara, occupata dal ghiaccio per secoli e per millenni, verosimilmente, e le morene della piccola età glaciale. Qui entriamo un po' nel lavoro per il quale sono stato interpellato, il lavoro scientifico da poco pubblicato, che parla appunto della resilienza di questi piccoli corpi glaciali. Allora, nel lungo termine abbiamo visto che si sono comportati un po' come gli altri ghiacciai delle Alpi, in particolare da un'evidenza osservata da Huss et al, per i ghiacciai della Svizzera, anche i ghiacciai delle Alpi Giulie, in particolare il ghiacciaio del Canin con la curva rossa, ha variato la sua fronte in coincidenza, in fase, con l'Atlantic Multidecadal Oscillation. In questo lavoro abbiamo preso in considerazione solamente i corpi glaciali nella parte italiana delle Alpi Giulie. Qui a sinistra, nel riquadro C, vedete il ghiacciaio occidentale del Montasio, in effetti l'unico a potersi definire ghiacciaio vero e proprio, ancora con dei crepacci, con dell'evidente dinamica. Qui invece il ghiacciaio orientale del Canin, che ha una debole dinamica, però lo dovremmo declassare a ghiaccio nevato o a specie di origine glaciale. Questa mappa che vedete qui con questi colori dal giallo al blu rappresenta però una cosa un po' particolare, qui entriamo nel merito dell'intervento. Queste rappresentano le variazioni di volume tra il 2006 e il 2018, date non prese a caso perché il 2006 fu eseguito il primo rilievo LIDAR, cioè un radar da elicottero per creare un modello digitale del terreno molto preciso ad alta risoluzione, poi ne sono stati eseguiti altri anche da terra e nel 2018 è stato eseguito un altro rilievo LIDAR generalizzato. E qui vediamo sostanzialmente che prevale il blu. Prevale il blu perché, in particolare tra l'altro andando a vedere e valutare il ghiacciaio orientale del Canin, dove vengono fatti bilanci di massa annuali dal mio team di lavoro, analoghi rilievi vengono fatti sul ghiacciaio occidentale del Montasio, quindi solo questi due sono monitorati annualmente, vediamo che ci sono state annate negative, come ad esempio la stagione di ablazione 2005, ma ci sono state anche annate molto positive, tanto che il lungo termine dal 2006 al 2018 ha un bilancio di massa positivo. Questo chiaramente anche se un piccolo ghiacciaio rappresenta una parte minore della criosfera alpina, è qualcosa di eccezionale, di assolutamente inconsueto, in quanto a livello alpino generalizzato tutti i ghiacciai sono in forte contrazione, in forte ritiro. Lo vediamo da questo semplice istogramma. In blu il bilancio di massa in acqua equivalente, quindi fondiamo tutta la neve e vediamo quanta acqua rimane, più 2 metri e poco più di 2 metri, tra i 2 metri e 2 metri e mezzo, mentre a livello alpino, a seconda dei database che prendiamo in considerazione, quello del World Glacier Monitoring System oppure Monitoring Service oppure altri database, abbiamo un bilancio negativo, fortemente negativo, tra gli 11 e i 14 metri di acqua equivalente.
A questo punto bisognava capire il perché di questa anomalia. Siamo partiti dai dati più semplici, dai dati delle stazioni meteorologiche lì in zona e dei dati climatici, in particolare dalla stazione meteorologica del Canina a 2200 metri, e abbiamo visto che cosa? Quello che ci aspettavamo. Abbiamo trovato una temperatura estiva, in questo inquadro, per il quadro a sinistra, in aumento. Questo pallino quassù isolato in alto è l'estate del 2003. Abbiamo trovato però anche un andamento delle precipitazioni alla fine non particolarmente significativo, ma con dei picchi negli ultimi due decenni particolarmente intensi. Abbiamo trovato che le estati sono molto più lunghe, questi pallini che salgono con la linea di interpolazione rappresentano i giorni nei quali si può avere ablazione, si può avere fusione di ghiaccio e di neve, quindi i gradi giorno positivi, e qui invece vediamo la ELA, l'equilibrio line altitude, che è una discriminante dell'altitudine alla quale si trova l'altezza mediana più o meno di un ghiacciaio. E vediamo in realtà che dall'inizio degli anni 2000 ad oggi la ELA è addirittura un po' scesa per poi risalire, ma di fatto è rimasta costante. E questo chiaramente spiega perché un po' frizzato, il problema. Se riusciamo a recuperare il buon Renato Roberto, come diceva Minà, è bello da diretta, non so se lo diceva lui, però insomma ha qualche problema di linea. Allora, sai cosa facciamo, Pamela? Se entro pochi istanti non rientra Roberto, non riesce a recuperare la connessione, lo frizziamo anche noi, poi magari recuperiamo da questa slide più tardi, quindi magari chi ci sta ascoltando porti un po' di pazienza perché recupereremo, non ecco, infatti è proprio caduto dalla connessione. Quindi Pamela, in attesa poi di fare un recap con Renato, con il dottor Colucci, Renato Roberto, dici con chi proseguiamo. Esatto, allora recupereremo dopo. Renato ti ci ha lasciato sul più bello, tra l'altro, proprio all'atto della spiegazione. E pam, succede anche questo. Bene, alta l'audience, hai capito? Esatto. Allora, quindi a questo punto proseguiamo nella nostra tavola rotonda con l'ultima relazione, che è quella di Gianni Tartari e Luciana Favaro. Faranno un intervento congiunto, ecco che li ho visti arrivare. Allora, Gianni Tartari è ambasciatore del Patto per il Clima europeo, ricercatore associato senior del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già dirigente di ricerca presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque, è esperto di chimica ambientale, limnologia applicata, circolazione degli inquinanti e studi in aree remote di alta quota, quale Himalaya e Alpi. È autore di oltre 180 pubblicazioni, di cui un centinaia su periodici internazionali ISI, oltre a contributi a libri, atti di convegni internazionali e nazionali. Luciana Favaro, anche lei è un'ambasciatrice del Patto per il Clima europeo, dottore di ricerca in scienze del linguaggio. I suoi principali ambiti di specializzazione sono l'accostamento alle lingue straniere nel contesto prescolare e scolare, educazione linguistica inclusiva e l'uso delle tecnologie per la didattica delle lingue. Attualmente è ricercatrice presso l'Università di Parma, ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, ha una lunga esperienza nella formazione ed è membro del gruppo di ricerca Helicom. È autrice infine di numerosi testi didattici. Gianni e Luciana ci parleranno di che cosa, cos'è e cosa significa essere ambasciatori del Patto per il Clima europeo. Allora, prima di questo vedo che è tornato online Roberto, al quale chiedo la cortesia di attendere la fine dell'intervento di Luciana e Gianni. Roberto, mi fai cenno di sì, visto che è a questa linea, quindi per non dilungarci troppo coi tempi, proseguiamo con Luciana e Gianni, che saluto. Roberto, ti recuperiamo. Gianni, attiva il microfono, però, se no non ti sentiamo. Eccomi. Eccoti. Adesso bene. Provo a condividere lo schermo.
Vediamo. Ok, allora, perfetto. Dovete a pieno schermo oppure con le bande nere? Con le bande nere, no, lo vediamo correttamente, se va bene per te. Perfetto, allora, dopo tanta scienza dobbiamo spiegare perché siamo qua, siamo comunque due, diciamo, comunque facciamo parte della community dei ricercatori italiani, ma adesso facciamo parte di questa community di ambasciatori che intendono trasferire ai cittadini quelli che sono gli aspetti più rilevanti di qualche cosa che sta accadendo e che la scienza, come abbiamo appena visto, è assolutamente in grado di descrivere e come Flavio ha nella parte introduttiva ben chiaramente indicato come la scienza sia possibile di dirci non senza sfera di cristallo a guardare che cosa può succedere, quali sono i rischi verso i quali andiamo e che cosa possiamo fare. Io vi introduco semplicemente questa comunità sostanzialmente prendendo dei dati che sono quelli attualmente quelli consolidati, perché la comunità degli ambasciatori europei si è costituita, è stata costituita ufficialmente il 16 dicembre del 2020 e in quel momento erano stati approvati, perché c'è tutto un meccanismo di approvazione, duriamo un anno, rinnovabile, eccetera, ma c'è tutto un meccanismo burocratico come naturalmente l'Unione Europea non poteva esimersi, ma ben venga naturalmente. Comunque erano 180 ambasciatori, 36 paesi, sostanzialmente però è una cosa molto importante. Innanzitutto una parità di genere direi eccellente, ma insomma direi soprattutto che l'Italia non è l'ultima in questo caso. Per cui questo testimonia di una sensibilità che va riconosciuta a noi italiani anche rispetto al clima. Da aprile 2021 sono entrati nuovi ambasciatori, esattamente quanti siano in più non lo sappiamo, sappiamo però che dai 26 iniziali italiani, qui noi abbiamo una quota azzurra del 42% e siamo tutti molto contenti. Naturalmente dai 26 ambasciatori che erano stati nominati il 16 dicembre, adesso abbiamo avuto indicazioni perché ci hanno contattato 7 nuovi ambasciatori, però il numero totale degli ambasciatori italiani non lo conosciamo. Grosso modo la cosa interessante è che comunque è una comunità che si distribuisce abbastanza omogeneamente sul territorio e ha una certa diciamo distribuzione di competenze, ripeto, ricercatori sui 26 eravamo 2, 3, 4, non di più, è una comunità fatta di persone molto appassionate, molto competenti comunque, ma cittadini che sono interessati a portare avanti il discorso che poi Luciana illustrerà molto bene nel suo intervento. Grosso modo le aggregazioni per aree di competenza che vi ho un po' così tracciato tanto per dare un'idea, vede due grossi gruppi di educazione e formazione e di
collegamento col territorio, l'agricoltura e il cibo. Entrambi, se vogliamo, interessantissimi, perché naturalmente questo vuol dire che abbiamo persone che sono all'interno del meccanismo di formazione culturale dei giovani e dall'altro un legame anche un po' come tradizione italiana, insomma, la dieta mediterranea, l'Italia è un campione di qualità di produzione agricola, eccetera, eccetera. Non ultimo però, ben 5 persone erano, adesso ne abbiamo addirittura, possiamo parlare già di 6, forse 7 addirittura, ma 6 sicuro, che si occupano di comunicazione. Luciana è una persona che ha una lunghissima esperienza di decenni in questo senso, e questo lo dice lunga sul fatto di quello che possiamo fare per raggiungere i cittadini comuni. Abbiamo creato, senza che nessuno ce lo chiedesse, in Italia, siamo unici a quanto pare in questo momento, e ha riscosso un certo interesse a livello di clima in Europa, questa comunità che io amo chiamare una piazza, nella quale ci si incontra, si parla, si cerca di fare di ragionare sui problemi, poi magari si dice: ma sai, io sono interessato, ma ti interessa? Ma sì, dai, facciamo questa cosa, quindi si fa una certa cosa, oppure altri fanno altre cose, in uno spirito di totale libertà, ma di totale colloquio. Io dico anche che in questo caso uno più uno fa 3, forse 4, e credo che questo sia un valore aggiunto. Tra l'altro, come vedete, a sinistra sono rappresentate ben 9 associazioni che sono presenti con ambasciatori, e 9 associazioni che chiaramente continuano a fare il loro lavoro, ma mettono poi in comune le loro esperienze, ci danno i consigli, eccetera, eccetera, e gli altri sono. Ecco, tutta questa cosa qui, questo meccanismo in Italia vorremmo fare in modo, rispettando quelli che sono la mission, perché c'è una chiara indicazione di qual è la nostra missione, ovvero di fornire informazioni, proposte, buone pratiche verso tutta una serie di stakeholder che vanno dai cittadini ai media, eccetera, eccetera. Rapidamente, questo sono un po' rappresentativa un po' di quello che vuole essere sostanzialmente. Certamente cerchiamo seguire quelle che sono le indicazioni date dalla European Climate Pact, che riguarda un po' salvaguardare la biodiversità, insomma il Green Deal sostanzialmente, e dall'altro fare delle azioni affinché questa cosa possa, diciamo, trovare riscontro, attenzione da parte dei cittadini. Luciana andrà in dettagli, per cui vado alla fine. Ci siamo mossi, siamo oramai, diciamo, da metà gennaio operativi, ci siamo conosciuti per la prima volta, nessuno di noi si conosceva la prima volta a metà gennaio. Abbiamo messo insieme insomma, un bel meccanismo, abbiamo i nostri webinar che facciamo ogni mese, primo mercoledì del mese, ha ricevuto il marchio della Hall for Climate Italy 2021, che è inserito nel pre-COP 26 summit per la COP 26, e le nostre webinar, insomma, qualche successo l'hanno ottenuto, come vedete sotto: il 3 marzo 818 visualizzazioni, e poi a calare, perché queste sono le visualizzazioni, non abbiamo avuto 818 persone contemporaneamente, ne abbiamo avuto 250 più o meno, ma poi ci sono le visualizzazioni, perché nel sito, che potete vedere a sinistra, ecco. Io finisco qua, vi invito, ma Luciana è molto più brava di me, a invitarvi
a diventare ambasciatori, vedete queste slide poi saranno disponibili, vabbè, se qualcuno vuole sapere qualcosa di taglio c'è anche il mio contatto, ma cosa più importante sono il sito web di Euclipa, sta European Climate Pact Italy, la newsletter di Euclipa, il canale YouTube in cui vanno le nostre presentazioni, i nostri webinar, e poi il gruppo Telegram che è seguito direttamente da Luciana per le informazioni, suggerimenti, curiosità, eccetera, eccetera. Luciana, passo a te. Grazie. Esco sperando di essere riuscito. Sì, ecco, tutto a posto. Tutto a posto. Luciana adesso. Guardo Luciana che ha circa 5-6 minuti. Benissimo. Grazie. Benissimo, vedo di andare molto veloce. Eccoci. Allora, sì, io cerco un attimo di inquadrare in un contesto più ampio quello di cui ci ha parlato Gianni. Allora, intanto dove si colloca il Patto per il Clima? È un'iniziativa che sta all'interno del Green Deal e che a sua volta nasce in stretta connessione con gli obiettivi di Parigi sul clima e in particolare quello di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi e proseguire con gli sforzi per mantenerlo entro il 1,5 gradi. Tra i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU si fa riferimento all'obiettivo numero 13. Perché la Commissione europea ha sentito la necessità di promuovere un patto per il clima coi cittadini? Allora, queste frasi che ho riportato qui praticamente le ho riprese dal documento con cui è stato fatto il lancio del patto per il clima nel dicembre scorso. Allora, dobbiamo constatare che non ci siamo mossi con sufficiente rapidità per impedire i cambiamenti climatici irreversibili e catastrofici, quindi si parte da un'ammissione di una scarsa azione precedente. La crisi climatica non è un problema situato nel futuro, quindi l'urgenza del problema e la riduzione delle emissioni e l'adattamento ai cambiamenti climatici ci imporranno di cambiare le nostre abitudini, quindi l'importanza di coinvolgere il singolo cittadino. Che cos'è? Dunque, dicevo, un'iniziativa promossa dalla Commissione europea che si propone appunto di coinvolgere in modo attivo i cittadini, i singoli cittadini, singoli ma anche reti, associazioni, tutte persone accomunate dal desiderio di dare un contributo alla lotta al cambiamento climatico. Il patto prevede la figura degli ambasciatori, chiunque può candidarsi a diventare ambasciatore, si tratta di un titolo onorifico che ha la durata di un anno, come diceva Gianni, con possibilità di rinnovo in caso si dimostri di aver conseguito dei risultati apprezzabili. Cosa sono chiamati a fare gli ambasciatori? Si muovono principalmente su 2 livelli, quello dell'awareness, quindi della diffusione di informazioni con la finalità di aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto al clima, ai problemi climatici. C'è poi un secondo livello che è quello dell'azione, in cui si cerca di stimolare i cittadini all'azione, si cerca di portare avanti noi come ambasciatori delle azioni concrete e anche promuovere delle attività di advocacy, quindi di pressione sulle aziende e sulle amministrazioni territoriali. Io volevo condividere a questo punto un video di saluto di Frans Timmermans, che è il vicepresidente della Commissione europea, che è anche il responsabile del Green Deal ed è anche la persona di riferimento per il patto per il clima, ma temo che non ci sia il tempo. Allora, i valori del patto per il clima. All'atto della nomina, gli ambasciatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di onore che contiene i valori del patto. Quindi, diffusione di informazioni scientificamente fondate, con assunzione di responsabilità ed impegno, principio della trasparenza, no greenwashing, il fatto di muoversi con azioni che siano anche ambiziose e naturalmente con la sensazione precisa che il tempo è poco,
È molto importante il fatto che l'ambasciatore deve cercare di essere, come dire, un sensore del proprio territorio e quindi anche adattare le misure che ci vengono indicate dalla Commissione al proprio contesto, ma anche dare dei feedback del territorio verso la Commissione europea. E poi un principio di inclusività, uno dei motti del patto è anche del Green Deal, nessuno deve rimanere indietro. Il supporto della Commissione europea agli ambasciatori. Allora, da un lato, naturalmente la Commissione fa delle campagne ad ombrello per spiegare che cos'è il patto per il clima, e con eventi di disseminazione, questo per esempio l'immagine che vedete qui è quello del lancio del patto che è stato fatto a dicembre, poi dà anche sostegno alle attività degli ambasciatori. Ci vengono forniti degli strumenti, dei kit di comunicazione, viene fatta della formazione, eccetera. Vado un attimo velocemente sui due livelli di intervento, che è quello appunto del parlare dei cambiamenti climatici, perché siamo considerati come dei moltiplicatori di consapevolezza, dobbiamo rendere accessibili anche al grande pubblico le informazioni scientifiche e i risultati della ricerca, quindi dobbiamo promuovere un'alfabetizzazione climatica. La Commissione sta cercando anche di introdurre la climatologia nei programmi educativi e cercare appunto di contrastare quel negazionismo e quella disinformazione di cui uno dei relatori precedenti aveva fatto cenno. Come Euclip appunto rispetto a questo tema dell'informazione e della consapevolezza, già vi ha detto Gianni, del ciclo dei nostri webinar, partecipiamo come stiamo facendo adesso a eventi organizzati da terzi, diamo supporto a eventi organizzati dalla Commissione europea e stiamo mettendo a punto delle attività per fare pressione sui media nazionali in modo che il tema del clima non sia relegato nelle nicchie delle rubriche che si occupano di ambiente e clima, ma che diventi notizia di prima pagina non soltanto quando ci sono eventi catastrofici. Per quanto riguarda l'altro livello, che è quello di stimolare l'azione, dobbiamo da un lato cercare di incoraggiare cittadini e organizzazioni a impegnarsi con azioni concrete, adottare comportamenti sostenibili, portare avanti appunto delle iniziative di pressione su aziende e amministrazioni territoriali e possiamo anche ideare delle iniziative rivolte a target specifici. Un rapido cenno a alcune azioni che stiamo mettendo in campo, una che è quella che ci è venuta più naturale perché il patto per il clima è un'iniziativa della Commissione europea tanto quanto il patto dei sindaci, il Covenant of Mayors, che è un patto che è stato siglato nel caso dell'Italia da oltre la metà dei comuni italiani, dei sindaci italiani, e che prevede appunto la realizzazione di piani d'azione che vanno a cercare delle soluzioni in termini sia di mitigazione che di adattamento climatico, fatte di azioni molto concrete. Ecco, vorremmo iniziare a monitorare quanto è stato fatto dai sindaci che hanno firmato questo contratto in maniera più dettagliata. È stato formato da alcuni ambasciatori un gruppo di lavoro che cerca di portare avanti questa bellissima iniziativa che si chiama la spinta gentile, in inglese si chiama nudging, e si tratta di piccoli trucchi psicologici per indurre comportamenti più virtuosi verso l'ambiente. L'idea è che appunto più che gli obblighi e le paure per ottenere un risultato sono più efficaci delle spinte gentili. E appunto un gruppo di lavoro che è composto sia da ambasciatrici che fanno capo all'Indire, che è un ambasciatore che si occupa di questi temi proprio come campo di ricerca all'università, stanno mettendo a punto un kit di azioni rivolto alle scuole. C'è anche un gruppo di lavoro che sta portando avanti delle iniziative sui diritti umani e cambiamenti climatici. Io a questo punto vi indico soltanto come ultima cosa questo link, che è quello in cui potete trovare le informazioni su come candidarsi, se qualcuno di voi ne ha voglia di unirsi a noi per diventare ambasciatore del Patto per il Clima, e ci sono tutte le informazioni e anche il modulo per candidarsi. Mi fermo qui.
Grazie mille Luciana, anche a te, grazie anche per essere andata così rapidamente, per aver tirato un po' di minuti che siamo un po' lunghi, ma insomma ci sono tante cose interessanti da dire e tante altre che vorremmo dire ancora. Certamente è una cosa molto interessante e sono certa che raccoglieranno l'invito, qualcuno raccoglierà il vostro invito certamente. Speriamo. Benissimo. Infatti... metto un commento di Paolo Pavesi, Alchemica Mantova, che saluto, dice molto interessante. A questo punto lancio a Paola, visto che anche lei fa parte di un'associazione che rappresenta Alchemica, che si occupa di scienza, di valutare questo invito fatto dal dottor Tartari e dalla dottoressa Favaro. A questo punto, questo è il commento, l'ho fatto io, Paola, mi sono permesso perché conosco Paola. Non ti preoccupare, ci mancherebbe altro, certo. Avevo visto che c'era Roberto, ma mi è di nuovo scomparso. Non so se c'è. Eccolo. Roberto, fammi cenno con un pollice, qualcosa. Sì, eccolo qua. Allora, ringrazio Gianni, ringrazio Luciana, magari ci sentiamo dopo. Grazie. Adesso faccio un po' di magheggi, eccoci qua. Roberto, ti hanno tolto la linea, ma non. No, avete fatto bene, ma non so cosa sia successo. Adesso non ho più, mi è morto il wifi, quindi adesso sto facendo hotspot col cellulare, con lo smartphone. Però rimasti proprio sul più bello. Immagino. Quindi se c'hai lo schermo. Dove sono scomparso più o meno? Eri sulla quella slide, c'erano i punti A, B, C, D, se non sbaglio. Sì, esatto. Ok, quindi riparto giusto da lì. Allora, un attimo, adesso solo appena che... vedo il tuo schermo, poi do la condivisione. Grazie. Vediamo. E poi ecco qui, vedo, eccoci qua, perfetto. Credo foste qui. Esatto. Continuo da qui. Sì, prego, eravamo esattamente qui. Allora, dicevo che dal punto di vista climatico, quanti minuti ho? Perché mi erano rimasti? Allora, siamo andati tutti un pochettino oltre il quarto d'ora, per essere onesti, quindi era quasi finito, era più o meno finito anche il tuo tempo, quindi se riesci in qualche minuto a... 2-3 minuti, allora. Perfetto, grazie mille. Vado velocissimo, ci siamo trovati, diciamo, tra l'analisi dei dati climatici ci ha fatto trovare quello che ci aspettavamo, quindi nel grafico A temperatura media estiva sempre più alta, questo pallino qua su in alto è l'estate del 2003, e periodo di ablazione, quindi con temperature positive che portano a fusione di ghiaccio e neve, sempre più lungo, ma una linea di equilibrio dei ghiacciai, cioè che coincide sostanzialmente la discriminante dell'esistenza di un ghiacciaio e coincide più o meno con la mediana del ghiacciaio, che invece si era stabilizzata. Qui vediamo in questo grafico il ciclo annuale giornaliero degli apporti nevosi a 1800 metri di quota. Vediamo la stagione 2008-2009 in azzurro e la 2013-2014, quindi tutte e due molto recenti, assolutamente estreme se messe a confronto con i dati normali e con tutte le altre annate del passato. E qui devo introdurre questo che si chiama quasi resonant amplification, che è un indice che ultimamente è oggetto di studio e di una serie di pubblicazioni scientifiche di alto livello, che collega l'andamento delle onde di Rossby con l'amplificazione artica di cui aveva parlato prima il primo relatore. E cosa succede? Sostanzialmente sembra che questo collegamento con l'amplificazione artica tenda a modificare le onde di Rossby, facendole diventare più elongate in secondo latitudine e che si muovono in maniera più lenta da ovest verso est. Questo quindi favorisce che cosa? Tutti quegli estremi climatici e meteorologici in realtà ad impronta calda, tra cui le precipitazioni intense, oltre alle ondate di calore e alle tempeste di vento più forti stile Vaia. Siamo andati quindi a fare un'analisi per cercare di capire se poteva essere questo il caso legato all'innevamento delle Alpi Giulie, ed in effetti, adesso non c'ho tempo per spiegare questo grafico,
ma sostanzialmente ne esce un qualcosa che sembra effettivamente collegare l'accadimento di questi eventi estremi di precipitazione prolungata sulle Alpi sudorientali a modifiche dei pattern sinottici. Oltre a questo c'è da considerare anche il boundary layer, cioè lo strato limite al di sotto del quale agiscono tutta una serie di dinamiche che vanno ad incrementare localmente le precipitazioni. Tra queste la temperatura del mare Adriatico, che si è alzata di 1,3 gradi nel corso degli ultimi 80 anni. Questa agisce appunto nel boundary layer in determinate circostanze, andando a incrementare l'apporto delle precipitazioni proprio sui primi rilievi alpini che incontrano le masse di aria umida che arrivano dal mare. Quindi a conclusione di tutto questo, avendo corso un po' con questa emergenza legata al corolla del wifi, la cosiddetta resilienza di questi piccoli colpi glaciali visibili delle Alpi Giulie sembra essere indotta non tanto dalle temperature più calde, perché di fatto d'estate se no dovrebbero portare via più ghiaccio e più neve, in effetti portano via più ghiaccio e più neve di un tempo, ma il tutto viene controbilanciato da queste intense precipitazioni nevose. C'è il rovescio della medaglia però, perché nevica sempre più ad alta quota, e finché nevica va bene, però quando l'aumento delle temperature comincerà a trasformare questi eventi nevosi in pioggia, visto che anche questi corpi glaciali sono a quota molto bassa, allora chiaramente il tutto girerà a sfavore di questi corpi glaciali. Ultimo aspetto, siccome i ghiacciai comunque si sono ridotti, come abbiamo visto prima, del 96% e più, li abbiamo recentemente ricostruiti con delle stamparti 3D, creando diciamo piccoli ghiacciai in miniatura che, adesso ve lo posso dire, nei prossimi mesi saranno messi in mostra permanente presso il museo del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, e quindi si potrà almeno dare un'occhiata a come erano una volta in passato. E io ho concluso. Perfetto, grazie mille Renato, molto interessante anche quest'ultima cosa che ci hai detto. Quindi a questo punto, allora innanzitutto ringrazio subito tutti i relatori per le loro comunicazioni. Adesso se abbiamo ancora tempo, questo lo chiedo anche a Marco, se possiamo spingerci ancora un pochino. Abbiamo due commenti che pubblico qui, uno era per Maurizio e l'altro per Flavio, quindi li vado a recuperare, vado a ritroso, che l'avevo promesso, ecco qui, questo era per Maurizio, quando si riferiva al fatto dell'aumento della temperatura come altitudine. Dice Giulio Sebastian, quindi si può dire che le fasce climatiche altitudinali si sono alzate di 500 metri. Il microfono, Maurizio. Togliere il muto, eccomi qua. Sì, è proprio così. Teniamo però conto che facciamo il confronto con l'inizio dell'Ottocento, che è l'ultima spallata della piccola età glaciale, quindi si sommano la particolare le temperature particolarmente elevate di questo massimo climatico attuale con il confronto che viene fatto con un periodo particolarmente freddo, questo per cause naturali. Quindi c'è sicuramente però questo fortissimo cambiamento che poi dopo osserviamo noi stessi con la crisi del settore legato per esempio agli sport invernali, che è evidentemente legato ad un forte incremento della quota delle fasce nivali sulla montagna. Non sono 500 metri naturalmente, perché questi sono dall'inizio dell'Ottocento, però abbiamo visto che una parte consistente dell'incremento di temperature è avvenuta negli ultimi 40 anni. Benissimo. E l'altra domanda era per Flavio, di Roberto Solone. Eccolo qua. Pamela, prego. Esatto, che ci chiedeva Roberto Solone se i cicli delle macchie solari hanno una qualche influenza. Allora, sicuramente tutto quello che riguarda le modifiche della radiazione solare che giunge sul nostro pianeta ha un'influenza sull'andamento climatico del nostro della Terra. Non è però fondamentale quello che è
la variazione della radiazione solare se andiamo a considerare l'argomento di cui parliamo, cioè il riscaldamento globale, quindi il global warming, i cambiamenti climatici, perché la variazione dell'intensità solare è stata una delle più utilizzate argomentazioni dei negazionisti per giustificare la non responsabilità principale delle attività umane nel surriscaldamento del clima. I calcoli che sono stati fatti dai climatologi hanno verificato che la forzante dovuta alla variazione recente dell'attività solare sarebbe veramente irrisoria rispetto a quello che è l'impronta, invece, l'effetto dell'aumento della concentrazione di gas serra. Quindi la risposta è sì, influenzano il clima, ma nell'ambito delle variazioni global warming hanno un effetto davvero molto molto limitato, perché c'è qualcosa di più grosso che fa sentire la propria impronta. Benissimo, grazie Flavio. Siamo andati un pochino lunghi, ma penso sia stato interessantissimo quanto ne è valsa la pena. Assolutamente sì. Io mi prenderei un minuto giusto per un ultimo ringraziamento che vuole soprattutto, ci tenevo a farlo in questo senso, perché per chi come noi si occupa di cambiamento climatico e ha a che fare con queste problematiche per la propria professione, è certamente importante studiarlo e conoscerlo sempre di più in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi segnali e sfaccettature. Però per noi è altrettanto importante riuscirlo a raccontare a tante altre persone che non fanno il nostro mestiere, persone che nella vita fanno tutt'altro, che possono essere già sensibili di loro magari a questi argomenti, o che comunque possono esservi sensibilizzate attraverso la diffusione di una cultura meteorologica e climatologica su basi scientificamente fondate. E questo è importantissimo, perché il cambiamento climatico chiaramente non è un problema di noi che ce ne occupiamo, ma è un problema globale che riguarda tutte le persone, ed è una sfida che dobbiamo affrontare tutti insieme, in cui o tutti vinciamo o tutti perdiamo. Quindi occasioni come queste sono fondamentali anche da un punto di vista di comunicazione e divulgazione su un argomento così importante. Quindi ringrazio gli organizzatori per aver dato questa opportunità, ringrazio ovviamente i relatori tutti, e anche ovviamente le persone che ci hanno continuato a seguire nonostante la tarda ora, con tanto interesse e partecipazione. Grazie mille. Ecco, grazie Pamela, io raccolgo la tua ultima importante riflessione e la ricambio fornendo una mia riflessione dall'altra parte, perché io non sono un addetto ai lavori, quindi mi ritengo da quella parte di pubblico che ha sete di corretta informazione e di una giusta sensibilizzazione. E io ringrazio voi che, nonostante voi trattate tutto il giorno per lavoro questi argomenti, venire qui anche la sera per condividere le vostre conoscenze, le vostre sensibilità e tutto quello che fate è tanta roba, perché è un privilegio importante e io sono veramente felice, perché ritengo importantissima questa operazione di sensibilizzazione, ma anche di conoscenze. Basta poco per far partire qualcosa, quindi io la vedo così dalla parte degli appassionati o degli interessati, perché non è necessario essere meteo appassionati per capire certi argomenti che riguardano tutti. Penso che ognuno di noi possa fare la sua parte, grande o piccola che sia, non ha importanza, basta che la faccia per regalare a tutti, a quelli che sono presenti attualmente, a quelli futuro, un futuro serio, non ne abbiamo tanto bisogno. Quindi grazie per tutto l'impegno che ci mettete, queste due ore per voi sono state di lavoro, per me sono state di piacere veramente, e per tanti appassionati e interessati che ci salutano. A questo punto direi che vi abbiamo trattenuto fin troppo, io ringrazio però anche Isabella, perché lei è l'ispiratrice delle tavole rotonde, io senza lei non avrei mai usato così tanto, è fantastica, è perfetta, e io grazie Isa, lo so, non devo dirlo, lo so, sì, so che non ti piacciono queste cose, ma l'ho fatto, prendi e porta a casa. A questo punto grazie. Io vi do la buonanotte, ringrazio tutti e Pamela, noi
ti possiamo ancora coinvolgere qui. Assolutamente, è un onore, realmente un onore, grazie. Grazie, allora buonanotte a tutti, grazie a tutti veramente. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, arrivederci a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.